La storia di Diodora, che nasce in un paese della provincia di Treviso, ci ha portati nella vita della working class inglese, negli stadi e sui campi da gioco disseminati in tutta Europa, fino al celebre scontro tra i due titani del tennis a Wimbledon nel 1980. Il viaggio ora continua e torniamo in patria, stavolta alle porte degli effervescenti anni 90. Se nei fine 70 la febbre del sabato sera fa esplodere il genere musicale della disco music nei locali da ballo, nei fine 80 si distingue il genere non più solo ballabile, ma propriamente da discoteca. Essere protagonisti diventa un must, sono gli anni dominati dalla musica dance, anni in cui si comincia a vivere la fine del millennio con la giusta dose di pazzia e sregolatezza. Dapprima ispirandosi alle discoteche newyorkesi, sarà il Warehouse Club di Chicago ad aprire le frontiere alla professione del disc jockey, nascita ufficiale della house music, che successivamente nei più diversi club in Italia viene ripresa benissimo e viene portata all'apice del successo. Stiamo parlando dell'Italo House, che si consacra nei primi anni 90 mantenendo il ritmo serrato ma melodico, aggiungendoci note di pianoforte e linee di basso profonde. È proprio qui, tra le luci strobo, si assiste al cambiamento epocale. Via il Luca Zampa che fa vecchio negli armadi, e banditi mocassini e look eleganti a favore di uno stile più casual e scarpe da ginnastica. Musica leggera e frizzante, gli abiti altrettanto, t-shirt oversize, pantaloni larghi, streetwear e sneaker concedevano più possibilità di muoversi al suono di una house che di lì a poco avrebbe raggiunto gli estremi del mondo occidentale. Amante dei balli sfrenati, non solo di domenica pomeriggio. Come per l'arte, la moda e il cibo, la musica italiana ha lasciato il segno nei cuori e nelle anime di tutti noi. Gruppo e appartenenza diventano valori che se non segui, davvero non sei nessuno. Nascono dal ramo della musica dance altre subculture di genere musicale, con il proprio carattere e feticcio distintivi, fuori e dentro la disco. Proprio qui, spariti i dogmi e le regole del look sartoriale, camicia inamidata e mocassino, ecco spuntare da Milano a Napoli le sneaker che più di tutte hanno influenzato intere generazioni ed esponenti più ferventi dei LED e dei neon. Diodora. Marchio che diventa in questi anni parte integrante di uno stile semplice e leggero. Elogio alla vita senza pensieri, che ci sta bene dentro la pista da ballo, luogo in cui abbandonare ogni schema e sentirsi davvero liberi. Diodora, lo sport di vincere. A distanza di 30 anni da quel periodo di eccessi e colori fluo, ad oggi si stanno cercando di recuperare quei suoni che hanno fatto parte di orde di adolescenti e giovani a cui sicuramente faremo scendere una lacrimuccia nostalgica. Questo ritorno, o non ritorno, visto che alcuni sostengono che non se ne sia mai andata, profuma di volontà di slegarsi da una realtà oppressa e da un senso di instabilità ed insicurezza. Italo House dal suono gioioso. Italo House che ha da sempre dato tanta soddisfazione agli amanti ballerini del sabato sera e non solo. Insieme alla musica, anche il look anni 90 riemerge di prepotenza e si fa largo sgomitando tra marchi italiani che non possono serrare un occhio alla storia dell'abbigliamento sportivo e in cui Diadora funge da ispirazione per innumerevoli designer contemporanei. Anche questa storia si è conclusa con una buona dose di epicità. Fatemi sapere quanto vi siete fatti ispirare e venite a trovarci da Bitter in via Sant'Alessio 50 a Verona. Tra una sneaker e l'altra vi racconteremo il resto della storia.